amici del canale Loops in Game, buongiorno a tutti e direi più che altro aloha a tutti quanti. Ben ritrovati su Explain 11, oggi ci troviamo sull'aeroporto internazionale di Honolulu, dove tra poco effettueremo il nostro primo volo carriera a bordo dell'A321neo marcato TOLIS, American Airlines, viaggio schedulato, destinazione niente poco di meno che... KLAX, Los Angeles, quindi ladies and gentlemen, prepariamoci subito, scaldiamo i motori e andiamo a vedere il nostro gingillino di oggi. Eccolo qui di fronte ai nostri occhi, il nostro gioiellino di oggi, la 321neo, TOLIS, American Airlines, con cui oggi effettueremo questo volo che avrà una durata di circa 4 ore e 44 minuti, signori. Prepariamoci bene perché stiamo parlando di 4 ore e 44 minuti, di cui praticamente almeno 3, almeno 4 ore e 20 li passeremo sull'Oceano Pacifico. Quindi immaginate voi il paesaggio che avremo attorno: sarà acqua, acqua, acqua da tutti i lati. Infatti, faremo acqua da tutti i lati. Prima di salire a bordo del nostro aereo, diamo un attimo una breve occhiata al nostro Operational Flight Planner e capiamo bene di che cosa si tratta. Questo è il volo che andremo a fare oggi. Lo faccio vedere ancora meglio su il nostro Navigraph, esattamente qui la mappa del nostro Navigraph. Infatti ora attiviamo anche il nostro indicatore con il Simlink appostato e appollaiato. Come dicevo, ragazzi, faremo il 90% della nostra tratta sul mare. Faremo dalle isole Hawaii fino alla costa occidentale degli Stati Uniti, Los Angeles per l'appunto, con runway oggi in use, la 08 sinistra con la nostra standard departure Mike Kilo Kilo 4, che è praticamente l'NDB presente su quest'altro isolotto qui, che cos'è? Kaunakaka? Vabbè, facciamo finta che l'abbiamo capito. Kaunakaka. Vabbè, insomma, passiamo da queste parti, quindi staccheremo il biglietto anche per questo altro isolotto di fronte all'isola Hawaii. Queste sono tutte le isole Hawaii di fronte, diciamo, a Honolulu, e quindi partiremo dalla runway 08 sinistra. Scusate il casino, ma d'altronde siamo sopra ad un aeroporto, quindi siamo in un aeroporto, quindi ci sta tutto. Allora, vi faccio vedere nel dettaglio di che cosa stiamo parlando oggi. Questa è comunque sia la charts. Andiamo a vedere la charts del nostro viaggio di oggi. C'è la possibilità di vedere la charts. Andiamo a vedere la charts. Eccola qua la nostra charts. Questa è la nostra Molokai for Departure, amici miei. Vedete quello che andremo a fare? Praticamente sarà l'inizio di un zigzag e poi ci andremo a mettere verso la nostra transition, che sarà Eber, ok? Ad un livello di volo di 240 e da lì poi sulla aerovia Romeo 577 proseguiremo in destinazione KLAX. La runway news a KLAX per il momento non la diamo per scontato, dovrebbe essere la 24, comunque la 25, scusatemi, la 25 destra, quindi non la diamo per scontato, che ragazzi in 4 ore può cambiare di tutto, ok? Quindi questo lo vedremo e lo valuteremo poi durante il nostro viaggio. A questo punto, ragazzi, direi di dare anche un'ulteriore occhiata a ciò che sarà il viaggio di oggi in generale, con tutte le varie news che ci serviranno, ma ci serviamo dell'Operational Flight Planner, esattamente questo qui, signori miei. Oggi noi effettueremo per l'appunto 2274 miglia nautiche, in aria saranno 1947. Avremo fuel previsto a bordo in libre, non so per quale motivo il TOLIS 321 ha deciso di non darci l'opzione in chilogrammi, va bene, quindi abbiamo dovuto fare le cose in libre. Avremo 37,8 mila libbre di carburante, avremo passeggeri a bordo 100 passeggeri, 100 anime a bordo, come detto il fuel 37,9, e i take-off weight e cargo e payload li vedremo poi successivamente una volta che immetteremo tutti i vari dati. Eccoci qua, signori, quindi a bordo del nostro A321neo. Praticamente, che differenze vedete voi con la 319 e con la 321, quello normale? Nessuna, assolutamente nessuna, perché la 321 NIO si distingue dalla 321 normale solamente per il risparmio di carburante. Quindi,
c'è un consumo molto, ma molto, ma molto più controllato rispetto alla 321. La 321 NIO, in particolar modo, può anche fare effettuare tratte abbastanza lunghe, le cosiddette long range, come in particolare quella da Parigi a New York, che è stata da poco, per l'appunto, inserita. Bando alle ciance, saliamo sul nostro overhead e iniziamo le varie operazioni. External power attivata. Ok, adesso il volume ve lo posso anche un po' aumentare. Alright. Batteria 1, batteria 2 on. Andiamo su Emergency Lights, Armed. E attiviamo immediatamente la nostra DIRS. IRS 1, IRS 2, IRS 3. Crew supply su off. Probes Windows Heater on. Per il momento lasciamo così le cose come stanno, con Smoking Signs su on. E possiamo anche volendo, in modo tale che tanto stiamo facendo salire i passeggeri, attivare Master Switch dell'APU su on, con Nav Lights conseguentemente su on, lo Start e l'APU Bleed. Per il resto andiamo ad attivare radio e scendiamo sul nostro pannellino, nostro FMC. Switchiamo qui Turn tutto chiaro. Ok, flaps sono open. Perché sono open? Chi te l'ha detto sono open? Okay. Ah no, sì, assolutamente, scusate, mi voglio un messaggio normale. Ok, vedete che l'EGT sta facendo il suo corso, l'EPU si sta cominciando a settare, quindi qua va bene, i portelli si stanno chiudendo, come potete ben sentire dal suono di sottofondo. Accendiamo le radio da tutte le parti, poi anche i pannellini frontali, questo è il nostro tablet, l'Avitab, anche i pannellini centrali, andiamoli immediatamente a attivare con illuminazione, che se ci servono sono di fondamentale importanza. Allora, initials, quindi noi oggi partiremo da Papa Hotel, November Lima, aeroporto di Honolulu, e arriveremo a Kilo Lima Alpha X-Ray KLAX. Allineamento dell'IRS, ok? Il flight number di oggi, American Airlines 28. Come detto, questo è un volo real che si svolge alle 14:05 Zulu. Cost index 5, abbiamo 5, livello di volo abbiamo detto 3, 5, 0. Tac. Wind, richiediamo anche le condizioni del meteo, del vento in questo momento. Ok, next phase. Andiamo all'attivazione subito immediatamente di zero fuel weight e block fuel. Quindi zero fuel weight, andiamo quindi adesso ad interessare nuovamente la carta. Zero fuel weight al momento è 131,4, block fuel 37,9, quindi 131,4. Questo è a posto così. Block fuel 37,8 mila libre. Calcolato l'extra time, 2 ore e mezza, va bene. Andiamo sul flight plan. Inseriamo quindi la rotta Departure Runway 08 Left per Mike Kilo Kilo 4 con Transition Eber. Bene così. Qui abbiamo delle discontinuity che dovremmo andare a togliere, e lo facciamo immediatamente, togliendo, iniziando da Manual e poi togliendo la discontinuity. Ok, e in questo caso possiamo fare Insert. Bene così, una volta raggiunto Eber, avremo sicuramente la aerovia Romeo 577, come abbiamo visto, quindi Romeo 577 come da piano abbiamo LK, quindi LK, LK. Direct. Ok, poi fai insert, perché adesso abbiamo, dopo Elky abbiamo un diretto, e adesso andiamo ad inserire tutti con la ESO, no? Quindi Elky, e andiamo subito ad immettere il diretto, che sarà per l'appunto Excert, che sarà l'ultimo punto prima di Los Angeles, e andiamo su insert. Non facciamo ancora l'immissione del piano di arrivo. Ok, questo lo faremo successivamente.
Per quanto invece riguarda le performance, allora, noi oggi avremo un flex temperature di 55 per come era previsto poco fa, ma lo voglio rifare con voi. Considerate che oggi avremo in la 321, come detto, la runway è la 08 sinistra, che vediamo subito dalle carte. Fatemi vedere un attimino la runway 08, vediamo se runways 08. Scusami. Okay. No, andiamola a vedere dalle carte. Allora, a questo punto, fammi vedere. Ok. Entra per favore nelle map. Taxi. Airport info. La runway 08 left è esattamente questa. Noi infatti ci ritroviamo in questo momento qui. Ed è lunga 3753 metri. Quindi 3753. Questo è in... Purtroppo è in feet. Quindi in feet quanto abbiamo? Vediamo un attimino, 12.312, 12.312. Andiamo qui. Ok, airport elevation, that's fine. Wind component, situazione vento da queste parti. Allora, abbiamo vento 14.09 nodi, 14.09 nodi, quindi abbiamo dai 6 ai 10. Temperatura esterna abbiamo 25 gradi. Beati loro, beati loro. QNH in pollici di mercurio abbiamo 30,09, quindi il QNH è dai 30,06 in su. Take off weight. Allora andiamo a vedere il take off weight. Scendendo qui giù, take off weight 168.900. 168.900. Flaps setting on 1. Anti-ice non ne abbiamo bisogno. Le condizioni della runway sono asciutte. Flex 44, quindi 44 la nostra flex. Questo one up one solito è il nostro flaps and thrust setting. Poi abbiamo le nostre speed: 159 per la B1, 159 sarà la B1, 161 la rotate, e invece la B2, velocità nostra iniziale, sarà di 164 nodi, e questo lo possiamo anche chiudere, 164 nodi. Transition altitude 18.000, confermato. Next phase lasciamo qui tutto invariato, non abbiamo necessità di modificare nulla in questo caso, e siamo virtualmente, ragazzi, pronti. Quindi possiamo adesso risalire nuovamente sul nostro overhead, attivazione delle pompe, ok, disattivazione dell'external power. Siamo alimentati adesso con le APU e andiamo con accensione delle cinture di sicurezza perché siamo pronti per muovere. Allora, noi adesso dobbiamo, per vedere un attimino la situazione della mappa, ok. Allora, noi adesso vi faremo su, ci metteremo su Sierra, dopodiché per arrivare sulla runway 08 left dobbiamo fare tutto Alpha. Quindi faremo Sierra, Zulu e da Alpha per arrivare all'holding point Alpha. Assolutamente, siamo pronti. Parking brake released. Here comes the pushback. Light 'em up. Ok, luci beacon on. E andiamo all'accensione del motore numero 1. Tac. Bene così, motore numero 1 stabilizzato, andiamo sul motore numero 2. Pull left, neutral, pull right, neutral, pull down, neutral, pull up, neutral, rudder frame on the right, neutral, on the left, neutral. Ok, allora qua siamo pronti, signori, siamo prontissimi, quindi luci taxi su on, spegniamo la APU, ok?
E possiamo iniziare il nostro cammino verso l'holding point alfa, a quanto abbiamo per l'appunto visto. Quindi dobbiamo semplicemente andare tutto dritto e poi subito immediatamente alla nostra destra. Bye bye. Ok, e noi ci accodiamo. Attendiamo. E ci guardiamo questo bel decollo. Bye bye baby, buon viaggio. Alright. Ok, signori, possiamo adesso fare il nostro ingresso in pista. Take off lights on. Runway lights on. Strobo lights on. Landing lights on. Crono. Approaching Tara. 08 left. Allineamento e copertura. On runway 08 left. Ok, signori, siamo pronti. Direi quindi motore al 40% e si va. Rotate. Positive rate grab. Bene, signori, rieccoci all'interno del cockpit, prossimi 10.000 piedi. Avete visto lo scenario fuori qua, è assolutamente incantevole. Stiamo per lasciare per adesso l'isola di Honolulu per apprestarci verso quella di Molokai. Se non sbaglio si chiama Molokai, yes. I ground spoilers adesso possiamo anche disarmarli. Ok, come possiamo anche togliere le luci runway, luci landing, luci take off e anche attivo. Chiudere anche le seatbelts, quindi potete godervi il volo. E noi ci vediamo non appena avremo raggiunto la nostra quota finale per un ulteriore aggiornamento. Ci vediamo dopo, buon volo!
E lì la inizio ad intravedere all'orizzonte. Si vede niente, ancora è presto, però dalla carta cominciamo ad intravedere terra, una sagoma, la zona di... cos'è questa? Santa Monica? Vediamo, siamo ciecati, oppure ci abbiamo... io. Santa Maria, ci siamo stati nel VFR World Tour da queste parti, eh. Ad ogni modo, signori, io direi che è arrivato il momento di andare a settare l'arrivo, che posso confermare essere la 25 destra. Come da piano di volo, d'altronde, mi pare che era così. Anzi, andiamolo a vedere direttamente da... perché infatti guardate le condizioni meteorologiche in questo momento a Keylux. Vento 250, 15 nodi, quindi più di così non si può, più chiaro di così non si può. Qualche nuvola a 4200 e a 6500, temperatura 13 gradi, altimetro 30,02. Quindi situazione piuttosto tranquilla per l'atterraggio. Ok, quindi andiamo subito a settare quello che era... già di origine a 25, abbiamo detto era 25 destra. Ok, andiamo a vedere. Quindi destinazione Keylux, ILS 25 right. Andiamo a beccare. Yes, thank you. Ok, andiamo a vedere le star. Era 6 AV. Confermiamo, perché ragazzi io sono rincoglionito e non vorrei assolutamente sbagliarmi. Dovrebbe essere 6 AV, giusto? Era 6 AV, sì. Ok, quindi confermiamo 6 AV come arrivo. 6 AV 2. Ok. Pipeline. Insert. Vediamo se qua ci sono discontinuity. No, discontinuity non ce ne sono. Andiamo a dargli un'occhiata allora un po' più da vicino. Andiamo sul plan. Fammi vedere un attimino. Ok, noi siamo a Dazzle, Elky Expert, facciamo il giro e torniamo indietro per l'atterraggio. The Abu, e poi atterriamo, perfetto. Va bene, quindi mi pare che ci siamo, perché è che troppo, sto giro troppo per Tango November Papa, va bene, ci può anche stare, ok. Approach activated. Deve
diminuisce a 220 nodi. Yes, thank you very much. 3000 feet raggiunti. Siamo a 25 miglia nautiche dall'aeroporto. È proprio di fronte a noi, signore. Mamma mia, ragazzi. Vi ho detto tutto, signori. Guardate qua. Vi ho detto tutto. Lascio la parola a voi. Lascio a voi i commenti. Allineamento e copertura per la pista. Entriamo quindi. Localizer intercettato. Luci runway on. 200 nodi. Anzi, facciamo 180 nodi. Siamo a... di fronte alla pista. Eccoci qua. Localizer intercepted. 12 miglia nautiche. Velocità di atterraggio mi interessa avere. Le performance. Approach phase activated. Già l'avevamo attivata poc'anzi. 131 nodi. Landing speed. Alright. Ok. Veniamo quindi a 170 nodi. Eccoci là. Andiamo sulla l'arrival. No, andiamo sulla la cartina della pista. Questa qua, esattamente questa. Adesso dovremmo iniziare la nostra prendere il glide. Ok, glide intercettato, speed check, flaps free and gear down. Hundred and 50 knots. Ok. Los Angeles. Ok, velocità di atterraggio, siamo a 140 nodi and sono 9 miglia nautiche, flaps full. Auto brake on low, gear down, 3 green, flaps full, seatbelts on, ground spoilers armed. Direi landing checklist completed. 2000. And the cabin checked, prepare for... Ok, prefer for the landing. Settiamo. Pronti per l'atterraggio. Prima nostra avventura con la 321 NIO. Andiamo ai 136 nodi. Landing. Attenzione a questo cambio dell'ultra weather che mi scombini. Mi scombini il piano. Vai leggiadro. Vai leggiadro. Thousand checked. Autopilot disengaged. My aircraft. My airplane. Ora è il momento di assoluta importanza. Sono questi 15 nodi che li sento tutti.
5, right. Glide slow. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Touchdown. Reverse. Eighty knots, mano break. Direi di liberare qui alla nostra destra. Signore e signori, ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles International. Wow, flaps up. Fermiamoci qua che abbiamo un amico che ci sta arrivando proprio addosso. Signore, è stato un'immensa fetta di piacere. Dovremmo, esatto, individuare il punto esatto. Eccolo là, benissimo. Allora, si mettere un po' più sulla sinistra. E è perfetto così. Centrali. E proseguiamo. Fino a quando me lo dici tu, ragazzi? Guardate qua, segnali, cose. Bellissimo, ragazzi. Ok, dimmi tu quando. Dimmi quando fermerai. A321 ha riconosciuto pure l'aereo, ragazzi. Che intelligenza. Stop! Benissimo così. Parking brake set. Landing lights off. E possiamo anche andare con lo spegnimento degli engine. 1 and 2. Beacon lights off, seatbelts off, e più bleed on, e più off, battery 1 and 2 off, luci runway, luci nav off. E ora direi che da queste splendide immagini ci giungono da Los Angeles, come di consueto concludiamo il nostro video di oggi in lontananza, signore, la città delle luci. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere con un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale, signori. Cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi appuntamenti. E da Lupus in Game è tutto. Signori, godetevi la città di Los Angeles. Mi raccomando, se incontrate Ron Moss, quello di Beautiful, dategli una bella scoppola da parte mia.